exist, my Lord exists. Un sentimento è la tendenza emotiva a identificarsi con le cose che ci piacciono, con qualsiasi cosa ci dia piacere. Il neomanesimo, un termine coniato da P.R. Sarkar, spiegato poi in dettaglio nel suo libro Neoumanesimo, la liberazione dell'intelletto, è il processo di espansione del proprio sentimento o devozione motivato da un interesse personale fino a raggiungere un senso di empatia e l'identificazione con una parte sempre più grande dell'umanità. Sentire devozione e lealtà per la propria famiglia o un circolo ristretto di amici è cosa comune. E in molte parti nel mondo l'appartenenza a un clan, a una tribù, una comunità è molto importante. La maggioranza delle persone si considera infatti membro o cittadino di una particolare regione o nazione, spesso credendo che il loro paese sia in qualche modo più importante di tutti gli altri. Sarkar chiama questo patriottismo o nazionalismo geosentimento. Credere che la propria nazione sia superiore alle altre è espresso negativamente dallo slogan «Il mio paese, giusto o sbagliato» e dal pregiudizio dimostrato nei sentimenti anti-straniero. Questi sentimenti hanno dato forza emotiva al colonialismo e all'imperialismo. L'identificarsi soprattutto con la propria razza, religione, classe o sesso, escludendo le altre comunità, è definito da Sarkar con il termine di sociosentimento. Sia il geosentimento che il sociosentimento hanno portato a innumerevoli tragici conflitti e a guerre basate sull'odio che per Sarkar sono la macchia nera del carattere umano. I politici che sfruttano questi sentimenti per guadagnare popolarità possono diventare molto potenti, ma possono portare alla distruzione l'intera comunità o la nazione. Un'educazione illuminata che sviluppa una mente razionale e si pone delle domande può essere l'antidoto a questi sentimenti limitanti, espandendo la nostra identità fino a includere tutta l'umanità e a percepire il dolore e la sofferenza di qualsiasi gruppo di persone del pianeta. L'educazione può ispirarci a dedicarci alla giustizia sociale, al servizio e all'ecologia. L'umanesimo ebbe origine in Europa durante il Rinascimento come reazione ai dogmi illogici e al dominio del potente clero della Chiesa Cattolica, che chiedeva una fede cieca e un'obbedienza totale. Di conseguenza, molti umanisti occidentali rifiutarono l'idea di un Dio trascendente al di fuori o al di là dell'esperienza umana. Fecero invece affidamento sulla logica, sulla ricerca scientifica e sulla ragione, credendo solo in ciò che poteva essere osservato e misurato. Il rifiuto di Dio forzò gli umanisti a cercare più approfonditamente e a scoprire il significato personale e politico di concetti come libertà e uguaglianza. Cercarono di trovare una moralità più naturale e razionale, ma presto si imbatterono nel problema del relativismo. Libertà, uguaglianza e fratellanza fu un grido degli umanisti durante la Rivoluzione francese, ma con il successivo regno del terrore questo slogan divenne presto vuoto e senza significato. Libertà da cosa? Uguaglianza in rapporto a cosa? Un difetto potenziale dell'umanesimo può essere che lo scopo della vita spesso non è chiaro, lasciando l'umanista in un vuoto spirituale, senza alcun valore trascendente o perso senza una direzione, alla deriva in un mare di idee conflittuali. L'umanesimo ha anche altri limiti. Se è associato all'internazionalismo, come nel caso delle Nazioni Unite, i suoi seguaci possono essere afflitti da gelosie e differenze politiche, proprio come la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite. Se è basato sul concetto che non esiste nessuna divinità, che dentro di noi non c'è nessuna coscienza più elevata, allora tende a diventare cinico e materialista.
La filosofia dell'umanesimo può anche portare a trascurare altre specie, considerandole inferiori e sfruttandole per ottenere profitti. Questo atteggiamento è stato chiamato specismo o antropocentrismo. Il neoumanesimo di Sarkar ci spinge a superare questi limiti, includendo tutta la vita nella nostra definizione di ciò che è reale e importante. Poiché su questo pianeta gli esseri umani sono chiaramente la specie più evoluta, le nostre azioni e la nostra condotta dovrebbero dimostrare un amore e un rispetto sempre crescenti verso tutti gli esseri e gli oggetti inanimati dell'universo. Una visione basata sull'universalismo o sul neo-umanesimo riconosce quindi l'umanità come famiglia spirituale, una famiglia che trascende le nazioni, ha le sue radici nell'ecologia spirituale. Il neo-umanesimo è un concetto espansivo che promuove il benessere fisico e la sicurezza, lo stimolo intellettuale, l'incoraggiamento e anche la crescita spirituale. Aiuta a liberare l'intelletto dai sentimenti restrittivi e dalle dottrine dogmatiche, creando al tempo stesso un senso di condivisione e di compassione. Considerando tutti gli esseri e il resto della creazione come i figli di un'unica coscienza suprema, si sente che il dolore del mondo è il nostro stesso dolore e che la felicità del mondo è anche la nostra felicità. I exist, my Lord exists.